Tempo fa, nel 1978, ho fatto la biografia dei Genesis perché Peter Gabriel aveva lasciato la band e c'era un sacco di cose da raccontare. Ho fatto per un editore inglese, poi mi era piaciuto come è uscito fuori, quindi per l'America l'ho fatto io. E poi nel 98, siccome non c'avevo più libri, ho fatto una ristampa di 3.000 copie che si acquista qui. E volevo che i veri fans del Genesis mi raggiungessero, c'era l'internet, quindi ho detto vediamo un po' se riesco a scovarmi, no? E con queste 3.000 copie sono state vendute, ho avuto questi 3.000 amici in giro per il mondo, a cui che si sono messi in contatto con me, e uno di questi, un argentino che si chiamava Gabriel Fox, la testa della volpe, questo è uno pazzo per i Genesis, volevo che facessi un'app del libro, che cos'è l'app? E quindi ho iniziato a informarmi che cos'era, quindi abbiamo trasformato questa cosa qui, questa è un'app per l'iPad. E questo è il libro, tra cui dove ci sono un sacco di altre cose. Questo Steve Hack mi ha dato questa cosa. Questa è la famosa fotografia di Seconds Out. Poi immaginavo una spaceship, allora c'era Guerre Stellari che era appena uscito. This is Armando Gallo. Questo è il racconto come la cosa è uscita fuori, e qui arriviamo a... You stand there with your faced expression. La prima fotografia che ho fatto dei Genesis, prima che venissero in Italia per la prima volta. E... Why don't you touch me? Perché non mi tocchi? Ma io li tocco, andiamo avanti, sì, come no. E qui sono... Qui c'è il libro, logicamente le fotografie le puoi manipolare, vedere. E qui sono... Quindi è il libro che tutto un tratto esce fuori come mai te lo immaginavi. Poi ci sono musiche di vari musicisti che sono diventati musicisti perché ispirati dai Genesis, che mi hanno mandato queste musiche da usare come colonna sonora del libro. Quindi a questo punto hanno anche i vari membri della Peter Gabriel e Tony Banks mi hanno chiesto al loro manager di usare le musiche dei Genesis. Qui se vai sotto trovi, vedi le pagine? Sì. Andiamo avanti, che troviamo, siamo già su. E questa è la musica dei Genesis. Qui c'è Phil Collins in tournée quando era bambino, ancora 22 anni. Si portava in giro le cassette. Questo Peter Gabriel con la moglie a Los Angeles. Questo per esempio è Steve Hack quando lasciò la band. E in ogni modo questa è come un libro può esplodere nelle tue mani. Quindi qui c'è il tuo testo del libro accompagnato da fotografie e musica, insomma, quindi c'è molto da vedere, insomma. Questo è un po' il futuro. Ho un nipotino che ha 10 anni e si porta l'app a scuola, lo fa vedere a tutti, insomma, e è un po' cercato di portare la nuova generazione a scoprire i Genesis, insomma. Questo è un sistema nuovo, un libro è sempre un libro,
e questa si può trovare nella, nell'App Store. Sì, solo di Apple? O... Solo di Apple, perché la, il sistema app è collegato ai, ai dischi, anche perché sì. Ti mostriamo una cosa, guarda un po' questa, puoi suonare i dischi dei musica. Quindi ti puoi portare questo al mare, dappertutto, e c'hai tutto il catalogo, basta che li, se li hai preso in iTunes, se li hai scaricati da iTunes, come tutti fanno, la nuova generazione non va più nei negozi di dischi, perlomeno a Los Angeles soltanto un negozio di dischi è rimasto. E sono andato con Giovanotti e ho detto, sembra di entrare nel mio cervello. Scarica gratuitamente, potete scaricare il libro e tutto il resto sono, sono $19.99, quindi il libro costava 25, quindi. E siamo, e qui siamo nel futuro.